Eccoci qua, siamo qua con Danilo. L'avete già visto lui perché è l'unico, fra l'altro, che ha fatto la diretta con me da Jesolo. E oh, fra l'altro, in quella diretta sono tutti ghiotti, di quella diretta. Ho visto anche tante visualizzazioni, quindi è andata bene. Sta spaccando, sì, ma lo sapevo, sta spaccando. Ed eccoti qua di nuovo tra noi. Come stai? Ah, tutto bene, tutto bene. Ma dove Sono sei? ancora. Sono qua a Romagna Centro, un centro commerciale. Ma Sono sei a andato a casa fare un po' di pratica. da te? Eh? Cioè sei tornato a casa tua? In tua città? Vabbè, io ho vissuto qua in Emilia Romagna per tanti anni, quindi diciamo. Vengo sempre in perlustrazione, però io adesso sto lavorando all'INAT, all'aeroporto. Ah, ok, tu sei lì tipo in vacanza? Sì, cioè, nel senso, avevo ancora qualche altro giorno, perché io lavoro solo da. Scorsa settimana me lo sono preso libero, perché lavoro dal giovedì alla domenica in aeroporto. Quindi. Figo, figo. Allora, com'è andata Jesolo? Vabbè, che cazzo di domande ti faccio? No, vabbè. Primo giorno ho avuto un po' di difficoltà, il secondo secondo me ha avuto ancora più difficoltà del primo, anche perché la serata era complessa, insomma, era molto complessa e poi domenica invece ho fatto, cioè quello che potevo fare l'ho fatto, Allora, quello che ho imparato. tu cosa hai fatto? Hai fatto la coaching prima di Jesolo, giusto? Io ho fatto la coaching però solamente a distanza con Camillo. E poi vabbè, lui aveva degli impegni, io anche abbiamo optato per farla a settembre, quindi non ho mai fatto la parte pratica. Argento. Argento, Coaching argento? sì, cucina E argento. poi subito Jesolo. Sì, poi esulo. Allora, ti dico subito, di te mi ha colpito un sacco. Oltre all'umiltà, che non guasta mai, specie con le donne, ma soprattutto, come sai, proprio c'è questa voglia, questa cattiveria agonistica, questa energia che io ho visto in poche persone, pochi. Questa energia, e ti dico, le ragazze, nonostante fossero, te lo dico, cioè, nel senso, noi siamo, cioè, parliamo sinceramente, fossero molto più belle di te, esteticamente, minchia, le mettevi proprio agli angoli, tra virgolette. Cioè, ti seguivano in maniera proprio, cioè, erano proprio illuminate. Sì, vabbè, io diciamo, come ti spiegavo, ho avuto sempre una vita difficile, quindi sono una persona che ha imparato a rialzarsi da ogni circostanza, anche la più brutta, però diciamo che questa energia dovevo anche capire come usarla. E Jesolo mi ha fatto capire come usarla, in che modo utilizzarla. Ok, allora Dani, l'energia è forse la parte più difficile, secondo me, è quella che non ha nessuno. Tu ce l'hai ed è un dono veramente importante. L'energia con le ragazze non ce l'ha nessuno perché sono tutti timorosi. Se tu volessi dare dei consigli a una persona, insomma, che non sa niente, quali potrebbero essere circa appunto l'energia? Cioè, in questo caso, come non farsi condizionare l'energia dai no, dai rifiuti? Che cosa utilizzi tu? Che cosa fai? Che cosa pensi? Come ti poni sul discorso no? Cioè, io cerco di andare un po' a recuperare, cioè, so che non sono un bel ragazzo, quindi dico cosa posso fare per attirare l'attenzione delle ragazze? E io butto tutto sull'energia in modo che lei, quando arrivo lì, cioè, è attenta a tutto quello che dico, cioè, perché l'unico modo che posso fare è che lei si concentri sul fatto di essere attratta dal mio modo di comunicare, perché sicuramente l'aspetto fisico non è il mio forte, quindi devo recuperare questa differenza tra l'aspetto fisico. Magari un ragazzo più prestante va lì e parte già con l'aspetto fisico, quindi la ragazza è già attenta per quello, perché magari gli piace il ragazzo. Io non ho questo e quindi devo puntare su altre cose, ho puntato appunto sul fatto dell'energia. Ti dico, a parte che ti dico, io ho visto, come sai, i migliori studenti di Pelor sono persone che non sono Mario. Mario è un ragazzo, quello molto Sì. bello. Hai detto una cosa giustissima. Hai detto, io non posso contare, come è stato salutato, i miei stessi ragionamenti. Io non posso contare su una parte estetica, sui muscoli, io posso contare sull'energia, sulle palle, sul coraggio. Ed è Sì. lì che devo mettere il 100% del mio focus. Io so che cioè per me è come se fossi un ragazzo bellissimo, però comparato all'energia, cioè su quella cosa io sono bello, cioè, quindi uso quella. Perfetto, non dobbiamo dirci più niente di questo. Ok, cosa fai però? Cioè, se il ragazzo dice no, come fai a riuscire a tenerti sul pezzo anche nelle successive, senza pensare al fatto che questa qua ti abbia rifiutato? Cioè, cosa fai? Perché tieni sempre sul pezzo l'energia?
Allora, quello che, cioè, quello che cui mi concentro è, so già che avrò tanti no, perché naturalmente l'aspetto fisico per una ragazza è molto importante, soprattutto una ragazza giovane, dai 20 ai 30, guarda l'aspetto fisico. Però io quando esco dal set devo uscire che mi do valore, mi devo dare valore anche se lei ha cercato di buttarmi giù. Cioè, ogni set che faccio, anche se vedo che la... Sì, cioè esco che comunque la ragazza prova a buttarmi giù, io capisco che comunque la ragazza non mi ha buttato giù, però me ne vado in un modo che lei deve capire che io ho più valore di lei, nonostante tutto lei mi ha cacciato via. Sì, tu sostanzialmente lavori sul fatto del... ma io riscontro tante altre cose positive, cioè sposto comunque la concentrazione, il focus sul fatto che, per esempio, sono andato, ho avuto il coraggio di andare, ho avuto il coraggio di tenere alta. Esatto, quindi quella frase che tu mi hai suggerito, io me la sono sentita molto mia, perché è la cosa che faccio io per conoscere ragazze, uso il coraggio e perché posso superare gli altri su questo, quindi io la uso perché è quella che posso usare io, quindi per me il coraggio è una cosa che mi ha sempre contraddistinto, magari l'ho usato in alcune occasioni e devo anche, quando una ha una qualità deve anche capire come usarla. Come fai ad avere energia dal primo minuto? Perché ti spiego, spesso e volentieri io ho avuto studenti che avevano energia alta, ma avevano bisogno di bere qualcosa, di fare 30 approcci prima, 30 conoscenze. Cioè, come fai? Tu sei sempre stato dall'inizio della serata su. Cioè, come hai fatto? Cioè, che cosa... Vabbè, io ballo latinoamericano, per me la musica dà energia, quindi magari ascolto, prima di partire di casa, ascolto musica. Per me la musica mi dà proprio energia e mi concentra sulla serata, perché già se parti da prima che parti di casa devi essere già carico, cioè non puoi dire poi lo faccio dopo, perché poi non lo fai più. Quindi io devo essere già al massimo, quando chiudo la porta devo essere già al massimo. La porta per uscire. Ah sì, sulla parte di mindset, mentalità prima, quindi ti carichi un qualcosa che ti piace sostanzialmente. La musica e poi anche il fatto di dire, cioè stasera devo conoscere una ragazza e devo fare il meglio che posso, cioè già il fatto che io vado alla ragazza a me mi dà energia. È quello. Una parte prima, però già il fatto che io vado a conoscere una ragazza per me quella è già energia. Che magari prima era anche potrebbe essere anche un po' paura, però la paura può essere trasformata in energia, quindi uso quella magari quel timore che comunque è qualcosa che ho dentro per ribaltarlo. Questa è una cosa veramente pazzesca, sono cose, cioè sembrano uscite dalla mia bocca, perché sono cose che ho sempre pensato, ho sempre attuato e ho sempre detto, cioè è proprio questo, non so cosa dire, cioè è proprio il discorso del... Già il fatto di andare lì, di prendere le palle in mano, andare lì, specie i primi tempi, a me dava autostima, energia. Io avevo già vinto. Sì. No, per me anche, solo dire vado da una ragazza stasera a conoscerla, e il fatto che, voglio conoscerla è per me energia. Indipendentemente dal risultato poi, giusto? Sì, anche perché so che comunque sia, molto spesso la ragazza guarda l'aspetto estetico, quindi sono abituato ai no. Fatto domenica tutte quante da una toretta, nonostante non fossi Mario, cioè tutte quante, cioè... Perché però comunque le serate prima ho preso ho preso no, comunque sia mi sono servito, cioè alla fine i no servono soprattutto perché comunque magari ti capi la serata che ho avuto domenica, però secondo me è frutto del fatto delle due serate che ho avuto prima, cioè perché comunque sei più reattivo all'inizio, i primi giorni la ragazza dice qualcosa e magari lo pensi, però perdi qualche secondo. Poi man mano che prendi i pali, anche quando lei ti dice qualcosa, sei più reattivo. Quindi sei molto più reattivo nell'ultima serata, è comunque la prima più la seconda. E quindi è il fatto anche che comunque abbiamo fatto insomma delle belle lezioni anche durante il pomeriggio che hanno dato una grossa mano. Quindi, terza giornata eri sempre te, cioè eri sempre comunque tu, nel senso non è che eri Brad Pitt. Ah, ecco, io certo, però il fatto che ho avuto le serate precedenti, il fatto che comunque le lezioni che abbiamo fatto il pomeriggio erano interessantissime, proprio mi hanno cambiato la mentalità, questo mi ha cambiato la mentalità. Dani, io ti ringrazio un sacco, ti manca un po' Jesolo?
Un pochino sì, però vabbè, Jesolo può essere qualsiasi città dove ti trovi, quindi l'importante è dire, insomma, sono Jesolo, un'altra città, devi continuare. È stato bello, cazzo, io ci penso ancora, il gruppo proprio. Comunque mi sto sentendo ancora con quella ragazza, c'ho l'appuntamento sabato. Ah, lo sapevo io, cioè, lo sapevo, cazzo, per forza, dai. E lei viene qua, viene in Romagna. Pazzesco. Dani, io ti mando un grande abbraccio, spero di vederti l'anno prossimo, magari, sicuro, su Milano. Io lavoro su Milano, ricordatelo, non negli altri posti. E ti mando un abbraccio, ti ringrazio un sacco e ci vediamo presto. Va bene, grazie a te, Steve. Grazie, Dani. Continua, mi raccomando, continua.